ne ho le palle piene. Ciao Ayu, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non registravo dei video, mi sono preso un po' una pausa, però adesso torniamo e stiamo al supermercato perché oggi faremo una spesa e vi farò vedere qual è la spesa che faccio in massa. Porto al supermercato insieme a me e andiamo a vedere cosa compro in fase di massa e faccio vedere anche le diverse alternative che vado ad utilizzare per mangiare di più e soprattutto mangiare più pulito. Quindi vediamo un po' quali alimenti scegliere e quali no. Andiamo. Dietro. No, dicevo, stavamo guardando il video, la intro, e la faccia non ci entra nella felpa. Da quando sto mangiando sto ingrossando la faccia. E niente, anche io mi ero abituato a vedermi tutto scavato, molto magro in volto, ma invece quando mi guardo allo specchio vedo più cicciotto. Mi piace la cosa perché mi sento molto meglio pure a livello di energie, voglia di fare cose varie. Però effettivamente ti ci devi un attimo abituare quando finisci la preparazione, finisci una gara e devi comunque riaccettarti, perché poi alla fine è questa la tua condizione dove stai meglio, che sei un po' più pieno, quella è una condizione momentanea di gara, che sì, ti vedi meglio fisicamente, però non è comunque una situazione sostenibile nel lungo termine. Quindi niente, stavo facendo una risata su questa cosa. E... vabbè, boh, stava a parlare mia di domande, la tagli. Però in realtà sta cosa non succede pure tra il bulk e il cut. Cioè quando dopo fatto il cut, quindi per esempio estate, no, ti trovi in una certa condizione. Proprio quando ti metti, tra virgolette, in massa, la condizione cambia. È la stessa situazione, soltanto che a me è estremizzata per via della gara. Però se c'è un ragazzo che effettivamente va, non so, si prepara un fisico per la spiaggia, per dire, quindi attraverso una fase di cut durante l'estate, raggiunge un certo peso, una certa condizione, una certa BF, no? Corporea, logico che quando poi torna ad andare in massa, soprattutto se è una massa spinta, vedrà il suo corpo cambiare subito, mettere subito acqua, come vogliamo definirlo, liquidi, anche grasso, e quindi potrebbe inizialmente non piacersi, però non è quella la condizione che dobbiamo pensare, non è che puoi mantenere la condizione ideale tutto l'anno, non si può, non va bene al corpo. Al corpo fa bene anche avere quella situazione di stallo, gli ormoni devono tornare un attimo al loro posto. Non voglio dire situazione di stallo, voglio dire situazione di raggio, stallo no. E quindi dobbiamo mangiare. Ci sta il momento di mangiare, il momento di tirare. Adesso si mangia e si sta più tranquilli, si sta più rilassati e si pensa ad allenarsi meglio in palestra. Ma scendiamo, se no il supermercato direi che chiude, no? Visto che sono le 2, dovevo ancora mangiare. Quindi andiamo. No, meno fame, faccio il panino col prosciutto vola vola. Prendimi questo trapezio per piacere. Cioè, c'ho voglia di gareggiare un altro orto comunque. Poi l'idiota si guarda le sue foto di quando stava sul palco e dice: ah, non vedo l'ora. E ora? E ora invece mi vedo con la pancia da... Cambiamo carrello perché ma non siamo più in cut, non ci possiamo stressare, capito? Entra, non entra, no. Ah, entrate. In tutto ciò c'ho la lista della spesa su questo telefono che sta registrando, quindi io l'ho scritta pure, però andiamo a braccio. In sconto tutti questi drink, sì, tutti questi cosi proteici che potrei prendere in realtà, ce l'ho pure nella dieta, ma non lì. E... cioè, quando ero in definizione avevo più cervello di adesso. I cosi, i dessert proteici, però non li voglio, non mi vanno, non mi piace, fanno schifo. Prendo lo yogurt, preferisco lo yogurt. Quindi yogurt greco. Già l'avevo detto in un video passato della spesa, però come riconosci lo yogurt greco buono? Ingredienti a soltanto latte scremato e fermenti lattici vivi. Top. Latte scremato, fermenti lattici vivi, e tra parentesi ci sono scritti fermenti lattici, cioè non ce ne frega. L'importante è che abbia latte scremato e fermenti lattici vivi e si aggira intorno alle 40-50 calorie per 100 grammi. Invece poi altri yogurt, come ad esempio questo della Zimil, sempre greco, però c'è l'aggiunta di frutta, zero grassi, questo qua, insomma.
Tra gli ingredienti, yogurt magro colato, va bene. Preparazione di frutta, quindi zucchero, fragola in pezzi e purea, eccetera. Quindi già qui vediamo che subito dopo lo yogurt, quello là colato, c'ha subito l'aggiunta di frutta con zuccheri, sciroppi, eccetera, eccetera, eccetera. Si può mangiare? Assolutamente sì, si può inserire, lo devi contestualizzare, però le calorie sono più alte, ci sono molti più carboidrati di cui zuccheri, e quindi sicuramente non è, anche se c'è scritto greca, non è uno yogurt greco vero, quindi è meglio preferire questo qui, ad esempio, che ha solo fermenti lattici vivi e latte scremato. C'è ad esempio questo della Fruyo, che pure è buono, questo è già meglio, per esempio, perché c'ha yogurt colato, cioè quindi latte scremato e fermenti lattici vivi, sarebbe alla fine questo qua. Poi ci abbiamo fragole, mirtilli e lamponi, quindi c'è la frutta, poi acqua, zucchero come quarto, quinto ingrediente, non mi ricordo, e poi c'è l'amido di mais, aromi naturali, eccetera. Quindi 3 preferirei 1, 2 e 3. Sono intollerante al lattosio, posso mangiare comunque lo yogurt greco? Sì, al supermercato ci sono delle alternative tranquillamente per chi è intollerante al lattosio. Sono ad esempio questo della Fayet, Bifree, senza lattosio, oppure questo di Kivita, senza lattosio. Sono gli stessi ingredienti dello yogurt greco normale, semplicemente troviamo latte scremato, del lattosato e fermenti lattici vivi. Sono alternative perfettamente uguali a un classico yogurt greco, quindi anche se sei intollerante al lattosio non hai scuse, lo puoi comprare. Come fonti di grassi sto preferendo adesso il formaggio per condire i piatti. Perché l'olio a volte mi scoccia, voglio mangiare, quindi utilizzo il formaggio. Questo non è, lo so, non è buonissimo quello in busta, però è pratico. E poi come fonti di carboidrati gnocchi di patate, che ne posso mangiare molti di più rispetto alla pasta. Mi sembra che per 100 grammi di pasta sono circa 150 gnocchi di patate, quindi non mi ricordo adesso la proporzione precisa, però ve la lascio scritta semmai. Questi, se volete usarli, su 100 grammi di pasta sapete quanti ne dovete mettere, e sono buoni e cuociono in pochissimo tempo. Queste pure, voglio dire. Le sfizio, vediamo un attimo. Energia, 133 calorie per 100 grammi, vabbè. Grassi 4,8, carboidrati 19. Nemmeno male, cioè nel senso, se proprio le vuoi mangiare ogni tanto, farti passare lo sfizio. Il fatto, più che altro, la difficoltà con questi prodotti è fermarsi a determinate quantità, perché comunque sono più sporchi, perciò li lasciamo nel frigo e non li prendiamo proprio, e ci vediamo noi le patate a striscioline, le facciamo in frigidiciare. Tocca mangiare più pulita, sennò diventiamo così. L'immancabile petto di pollo non ne prendo tanto, perché già stiamo tenendo le proteine basse, però in realtà ultimamente sto preferendo le proteine vegetali anziché le proteine della carne, semplicemente perché mi scoccio di mangiare sempre pollo, non per chissà quale motivo. E quindi se magari a pranzo mangio il pollo, la sera faccio i piselli, i fagioli, le lenticchie, eccetera, e dopo vi faccio vedere magari le quantità. Se non sbaglio, per 100 grammi di pollo, se vuoi usarle anche tu in dieta, per 100 grammi di pollo puoi sostituirli con 120-125 grammi di piselli, lenticchie, fagioli, qualche altro legume. Le Monster finalmente possiamo tornare a bere. Queste qua non le bevo effettivamente da prima che tagliassi per la preparazione, quindi sono mesi che non bevo una Monster, mesi. Sto comunque prendendo la caffeina, sì, però tramite integratori, poi vi farò vedere gli integratori che prendono il mio full day of eating, che devo ancora registrare. Riso, caffè, queste cose qua, adesso vi faccio vedere un po' cosa compro. Oh, queste non le abbiamo provate più. Le devo prendere prima di gareggiare, avevo detto che le devo comprare per mangiarle dopo, non le ho più prese. Vabbè ragazzi, proveremo, ma non sgarreremo, è solo per provare, proveremo queste qua spicy, perché a quanto pare sono piccantissime, non ce la fai a mangiarle, per l'amore della scienza io devo provare questa cosa, quindi dopo in macchina proveremo queste patatine, così facciamo pure... Se vi piace che provi i prodotti, fatemelo sapere, ci faccio dei video a parte, sempre per amore della scienza. E poi ho visto le lander al barbecue. Mo camma fa, mi dite che dobbiamo fa? No, lasciamole qua. Queste le lander le lasciamo qua. Queste qua solo per sempre per l'amore della scienza le proviamo. Ragazzi, Nescafè la mattina per fare colazione. Non è proprio la stessa cosa, visto che mi piace tanto il latte, però da ormai da mesi che bevo solo Nescafè, quindi
ci sono abituato ormai, non mi manca più il latte la mattina. Prima bevevo il tazzino di latte, se non bevevo quello non era iniziata la mattina per me. Due, tanto non sapranno di niente, sapranno solo di acqua, quindi ne prendo pochi. Volevo prendere, prima di andare, mi piacciono tanto i latticini, quindi avevo pensato di prendere la Philadelphia per usarla in una ricetta salata, della crepe salata che voglio far vedere anche sul canale. Però la ricetta, allora, la Philadelphia l'originale è a 250 calorie per 100 grammi. Ho detto così, prendo la light, che ha più o meno 180 calorie per 100 grammi. La protein non c'è, non ce l'hanno qui. E poi ho trovato questa qua, Philadelphia alla greca, che dovrebbe avere, ecco, con l'aggiunta di yogurt greco. E questo ha soltanto 111 calorie per 100 grammi, quindi è veramente light, più light della light. Quindi prenderò questa, così la mettiamo nella crepe salata che vi faccio vedere in un video. Ragazzi, scherzavo, l'ho appena trovata la protein e ha soltanto 87 calorie per 100 grammi, quindi purtroppo vince lei. Prendo la protein rispetto a quella lì... quella lì è greca, perché appunto questa volta sto cercando di portare un formaggio con più quantità, quindi mi interessano le calorie, perché così posso mangiarne di più, metterne più nella crepe. Ragazzi, abbiamo finito la spesa e ce ne siamo andati, perché poi alla fine stavo facendo una serie di figure di merda una appresso l'altra, quindi ho detto o me ne vado da qua oppure... Quindi dobbiamo fare il taste test di queste patatine. E volevo sedermi, però, perché devo andare in bagno. Se sto lì in piedi mi fa male la pancia, quindi mi devo un attimo sedere. Le patatine piccanti. Andiamo a vedere se sono veramente piccanti queste patatine. No, dall'odore no, sono patatine normali, non odorano di niente, non piccano al naso. Cerco di prendere quella sotto che c'ha più... è un po' spezzata, però c'ha più aroma. La di barbecue è un po' piccante, però devo passare tempo, devo mangiare il cessetto. Vai. Un altro? Almeno altri due, tre. Non sono male, sono buone. Anche perché non è che hanno troppo sapore di barbecue. Veramente non sono piccanti. Hanno solo la nota piccante, veramente, però io non dico bugie. Sono insopportabili, cioè sono piccanti, si sente la nota piccante, a volte dà pure un po', però è pochissimo. Ragazzi, è un flop. Cioè, nel senso, non sono le patatine più piccanti del mondo, non vengono vendute come le patatine più piccanti del mondo, però sono leggermente piccanti, ma spicy, il giusto. Però c'era un altro tipo, che non erano barbecue, ma erano hot spicy, hot chili, non mi ricordo che cazzo c'era scritto, però era un altro tipo di patatine così, e forse quelle là erano più piccanti. Lo scopriremo nel prossimo video, ragazzi. Prossimo video proveremo le patatine, quelle altre lì, sempre a scopo scientifico. Non ho comprato tantissima roba. Se vi è piaciuto il fatto che vi spiegassi delle differenze tra qualche alimento piuttosto che un altro e quali preferire, fatemelo sapere nei commenti, che magari ci faccio un video un po' più dettagliato al riguardo e vi spiego magari quali alternative scegliere e perché, anche rispetto alla carne, al pesce e queste cose qua. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like. E ci vediamo nel prossimo video, che probabilmente sarà un full day of eating, non lo so ancora, lo scopriremo presto. E niente, provate queste patatine e ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao, state bene.